Elisa Isoardi sorprende tutti, furto, acaduto sul set di Linea Verde. Elisa Isoardi, sul set di Linea Verde Live, ogi furto di telekamere. Tutti sono concor di nel direce Elisa Isoardi sia una delle don più belle del mondo dello spettacolo italiano. Per la gioia dei fan tornerà a fare compagnia con un programma televisivo fatto su misura per lei, ovvero Linea Verde Live, ovvero lo spin-off di Linea Verde. Non hanas costo di essere entusiasta del nuovo incarico affidato dalla nuova dirigenza RAI. Lo sente su e attraverso un viaggio nel nostro paese mostrerà ai telespettatori alcune zone caratteristiche. Ha voluto condividere il lavoro dietro le telecamere su Instagram e, tra una storia e l'altra, ha parlato di un furto. Sara acaduto qualcosa di inaspettato sul set, in realtà non è cam sembra. La Instagram story non lascia alcun dubbio. Ecco il colpevole del furto. Nella storia la bellissima conduttrice si è mostrata con una telecamera tra le mani e ironicamente nella didascalia ha scritto di averla rubata. Ciò dimostra che non è successo nulla di sconvolgente, in quanto dietro le quinte del programma televisivo si respira aria di leggerezza e serenità. Sicuramente lavorare in un ambiente con queste caratteristiche non farà altro che dare i suoi frutti. Al timone della conduzione Linea Verde Live la Isoardi parlerà delle eccellenze agroalimentari, della biodiversità, dell'innovazione, della sostenibilità e di tanto altro ancora. Fado fiera dei ricotti ceho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respirato il profumo del fieno. La mia semplicità è data forse dal bagaglio personale che è fatto di tutto questo e che mi consente di andare dritto al cuore della gente. Più i bagagli e pesante e più ti fa tenere i piedi per terra. Ecco cosa ha riferito durante un'intervista rilasciata a TV Sorisi e Canzoni. Infine ha spera di riuscire a far appassionare il pubblico al viaggio che farà alla scoperta di realtà da quelle della città. Linea Verde Live, una conduzione tutta al femminile. A breve il debutto. Accanto a Elisa Isoardi ci sarà Monica Caradona. Le due colleghe sostituiranno Daniela Ferola e Marcelo Masi, la prima e andata a uno mattina mentre l'altro condurrà un nuovo programma su Rai 3. Sela Isoardi e reduce da vorrei dirti che, la Caradona sta cavalcando l'onda del successo aggiungendo al suo curriculum vari programmi. Dopo Linea Verde Discovery e Pizza Dog adesso si cimenterà in questa nuova avventura televisiva. Il debutto di entrambe è previsto per l'imminente autunno il sabato su Rai 1.